noi abbiamo migliaia di nostri concittadini, di nostre mamme, nostre sorelle che stanno partendo, e non è tanto il dolore della distanza, è proprio anche un ragionamento di squisito carattere economico. Il loro stipendio verrà speso per la sopravvivenza in altre regioni, quando potrebbe rappresentare una fonte finalmente di prodotto interno lordo anche all'interno della nostra regione. È un fatto anche di carattere civile ed umano. Se esiste un fabbisogno nella nostra regione, ritengo che sia più opportuno che venga colmato questo fabbisogno senza aspettare che ci sia necessità di accedere semplicemente alle GAE, anche se gli insegnanti delle GAE, almeno parte di questi, hanno assolutamente diritto di fare anche la loro parte, di dare il loro contributo per cominciare ad entrare nel mondo della scuola. Però abbiamo necessità che i nostri figli, i figli che vanno a scuola, debbano essere assistiti dai nostri insegnanti. Io so per certo che alcuni presidi del Centro Nord hanno accolto a braccia aperte le insegnanti, ma noi speriamo di poterle riportare qui in Calabria, per il momento con assegnazioni provvisorie, ma se hanno diritto, perché no, a titolo definitivo. Salvatore Bruno per la CNews 24.